Salve a tutti, benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di un tutorial su WordPress per il settore turistico. Molti miei utenti mi hanno chiesto se facevo un tutorial per quanto riguarda, facevo più che altro vedere un template dedicato alle strutture alberghiere che potesse essere integrabile facilmente in WordPress. E sia è possibile modificarlo facilmente. Allora, io lavoro molto spesso con questo tipo di template perché è adattabile a qualsiasi tipo di struttura, hotel, bed and breakfast, casa vacanza, eccetera, sia di piccole dimensioni che di grandi, grosse dimensioni, perché è altamente modellabile. E, naturalmente, come vedete voi qui, c'è naturalmente integrato il sistema di prenotazione online, perché è impensabile nel 2016 un utente non possa, cioè una struttura alberghiera o bed breakfast, non abbia il sistema integrato per prenotare. Questo lo dico perché molti hotel o più che altro bed breakfast ancora lavorano con la posta elettronica, e nel 2016 è impensabile una cosa del genere. Perché? Perché l'utente non sta lì a aspettare che voi gli rispondete, perché naturalmente non potete stare sempre online e magari gli rispondete dopo un certo tempo di periodo e l'utente già è andato a prenotare da un'altra parte. Perciò è fondamentale, secondo il mio modo di pensare, dopo tanti anni di questo lavoro, che voi integriate assolutamente questa cosa, questa impostazione di prenotazione, in modo che l'utente prenota, paga e risolve qualsiasi problema. Allora, andiamo a vedere subito, naturalmente, prima di tutto questo template. Allora, questo template, adesso io, questo è un template di esempio, è stato inserito con dei dettagli di esempio. Poi naturalmente, come ho detto in avanti, è modellabile come uno vuole. Ci sta la classica home page, dove tu puoi mettere un benvenuto, qualsiasi cosa che ti interessa te in home. Poi abbiamo i classici servizi della struttura, con un piccolo testo con sotto le classiche icone dei vari servizi, tipo servizio accesso per i disabili, il servizio per le riunioni, se vuoi avete questa possibilità di organizzare eventi, riunioni, conferenze. Abbiamo naturalmente il servizio per chi dà la possibilità di soggiornare col proprio cane. Abbiamo anche questi, naturalmente anche le icone sono modellabili come uno vuole. Se non gli piacciono queste, le può integrare qualsiasi altro tipo di icona dedicata allo scopo. E c'è qui sopra le classiche insomma esempi di icone per gli hotel. Andiamo a vedere le camere. Queste praticamente sono come verranno visualizzate le vostre camere. Come vedete ci sta un'immagine con il rispettivo esempio, cioè descrizione della suddetta camera. Se noi andiamo a cliccare qui, scendiamo giù, adesso questo non lo fa perché è un esempio di template, però in questo caso, nel caso vostro, ci sarà la singola pagina che descrive praticamente il tipo di camera che l'utente ha cliccato. Ok, poi qui naturalmente dove siamo, c'è la classica mappa di dove si trova la struttura con il testo. Naturalmente sotto potete anche mettere i vostri contatti, classica icona del telefono, email, eccetera, eccetera. Poi ci sono i contatti. Con il classico form di contatto e la galleria con le varie immagini.
Poi adesso andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere praticamente. Naturalmente nell'immagine header di testata sono immagini slide. Adesso questi sono degli esempi, però voi poi metterete le vostre immagini. E stavo dicendo, adesso andiamo a vedere che questo template è responsivo, cioè praticamente si adatta a dispositivi mobili. Basta andare ispeziona, icona del mobile, scegliamo il nostro telefono che abbiamo, facciamo un esempio con l'iPhone 6 Plus. Ecco qua che praticamente si adatta al vostro dispositivo. Allora, nel settore menu, cioè nel template, sezione template responsivo, abbiamo deciso praticamente cosa fare. Di naturalmente, se la persona quando atterra nella home page con il vostro dispositivo, col suo dispositivo, andrà a vedere questo tipo di customizzazione. C'è immediatamente la sezione di prenotazione. Quando vedete, se noi clicchiamo, è tutto completamente adattabile al dispositivo mobile. Perché? Perché l'utente si vede subito immediatamente la tipologia di prenotazione, vede che è possibile prenotare online e continua praticamente a navigare sul sito. Naturalmente poi andrà a vedere i prezzi, le camere, le cose principali che gli utenti vanno a vedere, le camere, i prezzi, dove si trova l'albergo e come si fa ad arrivare alla struttura. Perciò io vi consiglio, quando prenderete questo template, vi dirò come averlo nel dove siamo. Vi do un consiglio di mettere delle piccole informazioni, non un poema, ma delle piccole informazioni principali, tipo come salire alla vostra struttura dalla stazione dei treni, dall'aeroporto o dal porto se state in una città di mare, in modo che l'utente facilmente può raggiungervi insomma più velocemente possibile. Poi se voi naturalmente integrate il servizio navetta, questo è un altro discorso, lo potrete mettere qua nei servizi metterete la classica iconcina dedicata al transfer. Ok, detto questo, adesso andiamo a vedere come avere questo template. Questo template è compatibile con le ultime versioni di WordPress, perciò funziona tranquillamente, non ha nessun bug, problema di inserimento e così via. Questo template viene dato gratuitamente, cioè non lo dovete pagare, in più avrete questo a pagamento il sistema di prenotazione inserito dentro il vostro template WordPress. È un plugin che in 3 secondi si installa, non dovrete fare nessuna configurazione voi, ve la farà tutto quanto il responsabile addetto a questa cosa. Voi praticamente gli consegnate tutti i dati, lui li metterà e in poco tempo sarà online e sarete pronti a prenotare. Ok, il sistema Book Engine è questo qui, sta avendo un grossissimo successo. Questo è il sistema di prenotazione Engine, le varie customizzazioni, qua mettiamo tipo una data. Qui farà la classica ricerca, questo naturalmente lo potrete fare anche dal vostro template, io adesso lo sto facendo da qui,
ma lo potete fare tranquillamente dal vostro template. Come vedete, il sistema è anche questo responsive. Se noi andiamo a vedere il test da dispositivo mobile, ecco qua che si adatta con tutte le varie immagini, eccetera, eccetera. Ok, è adattato con tutte le immagini e poi naturalmente, come sapete, da 2 anni fa Google penalizza i siti che non abbiano il sistema responsive, perciò avete anche un doppio vantaggio di essere premiati da Google. Naturalmente poi ci saranno tutta una serie di customizzazioni SEO da fare, però sarete avvantaggiati da altre strutture che si sono decise di passare al settore responsive. Avrete una grossa percentuale di utenti che gli altri hotel o bed and breakfast non potranno avere perché ancora non si affidano al sistema responsive. Ok, adesso gli facciamo un'altra prova qui per vedere che corrisponde tutto a come vi ho fatto vedere prima. Ecco qua che naturalmente è come vi ho fatto vedere prima. Ho un'altra cosa da dire, che molto presto ci sarà un upgrade di questo template, dove ci sarà la possibilità di inserire gli snippet di Google, di schema.org, dedicati agli alberghi, ai bed and breakfast. Questo è un fattore molto importante sempre per quanto riguarda Google Search Console, per quanto riguarda l'indicizzazione della vostra struttura. Sarà molto più SEO friendly, poi ci saranno la possibilità di inserire direttamente Google Analytics senza plugin. Ho detto sempre nei miei tutorial che è meglio installare meno plugin possibile, perché poi avrete, installando dei plugin, avrete dei problemi a quanto riguarda la usabilità del sistema intero del sito. Per quanto riguarda la cache, per quanto riguarda i vari fogli di stile del plugin, il linguaggio JavaScript, eccetera, eccetera. Perciò meno plugin si installano e meglio è. Qui sarà tutto inserito dentro e potremo così customizzarlo al meglio. Con questo ho detto tutto, spero di essere stato utile. Se ti è piaciuto il video, condividilo, iscriviti al mio canale e metti un mi piace. Per ulteriori informazioni per quanto riguarda questo template gratuito, ripeto, gratuito per quanto riguarda il vostro sito WordPress, basta che mi mettete un commento sotto o mi contattate nei miei social, basta andare nel mio canale YouTube Informazione, ci sono tutte le vari modi per potermi contattare. Con questo è tutto, ciao, al prossimo tutorial.